l'eremo di Santa Caterina del Sasso è un monastero situato sulla sponda orientale del Lago Maggiore. Lo si può raggiungere a piedi discendendo una lunga scalinata costruita sul fianco di un costone roccioso o dal lago, dove è presente un imbarcatero per natanti. Nel 2010 è stato inaugurato un ascensore scavato nella roccia che permette di raggiungere il complesso monastico comodamente. Dal camminamento che porta alla chiesa si può ammirare un bellissimo paesaggio a strapiombo sul Lago Maggiore, che nelle giornate più limpide offre delle splendide vedute da non perdere. La costruzione dell'eremo risale al XIV secolo. Le pitture e gli affreschi più recenti, però, sono del 1800. Nel convento meridionale, nel primo edificio del complesso, si possono ammirare interessanti affreschi nella sala del camino. La facciata della chiesa è fronteggiata da un porticato con quattro archi a tutto sesto. Il campanile, risalente al 1300, è stato costruito a strapiombo sul lago. Attraversando il portico del conventino, si giunge davanti all'ingresso della chiesa. Nel suo interno si trovano le spoglie del beato Alberto Besozzi, ritenuto, secondo la tradizione, il fondatore del monastero. All'interno della chiesa è inglobata la cappella di Santa Caterina. Sulle pareti della cappella si possono ammirare stupendi affreschi che la rappresentano. La chiesa attuale ricomprende 5 precedenti ambienti, originariamente separati. 4 corrispondono alle attuali cappelle e il quinto al sacello del beato Besozzi. Per anziani disabili, l'eremo può essere raggiunto con il nuovo ascensore realizzato dalla provincia di Varese.